Ragazzi cari, vorrei farvi un annuncio non importante, non importantissimo. Quello che viene dopo l'importantissimo ce l'avete presente? Perfetto, quello. 23-24 novembre, Milano, Fiera Ro, Games Week. Sarò presente sia io che mio cugino al Games Week, ragazzi. Saremo insieme, potremo fare un sacco di foto, abbracciarci, parlare. Ci vediamo al Games Week. Ragazzi miei, benvenuti in questo nuovissimo video di Brookhaven. Sono alla stazione di polizia, stavo giocando per i fatti miei, raga. E c'è questo poliziotto che mi sa che, non lo so, ha bisogno di aiuto con qualcosa. Perché letteralmente è arrivato a bussare a casa mia e mi ha letteralmente chiesto di seguirlo. Adesso siamo qua, non ho idea di che cosa voglia. Tra l'altro c'è un tizio qui che non ho idea di chi sia, un maranza con questi occhiali tipo stranissimi. Va benissimo raga, facciamo finta di nulla. Posso cosa? Che vuole questo? No, la friend, ti prego, dimmi che non mi hai riconosciuto. Posso chiederti oddio, mi ha mandato la friend. Posso chiederti come ti chiami? Ange. No, sì, non mi hanno già riconosciuto nel server, vero? Spero di no. Mi chiamo Emanuele. Ma vabbè, lasciamo stare. Perfetto, Ange. Avrei bisogno di nuovo personale. Ti andrebbe di darmi una mano? Ma in che senso, scusa? In che senso? Cosa vuole questo qua da me? Vuole che divento un poliziotto? Dall'altro, raga, ho aggiornato il mio avatar di Roblox e ho cambiato lo zaino. Questo zaino con questi occhi che vi guardo ovunque andate. E aspetta, cos'è che dice lui? Se non risponde, guardalo. Sì, penso che tu abbia capito. Ho bisogno di una mano. Ok, quindi devo diventare un poliziotto. Vabbè, cioè, praticamente, ragazzi, mi state dicendo che ho aggiornato il mio avatar. Ho cambiato già la giacca, i pantaloni con le scarpe. Ho cambiato lo zaino, anche il cappuccio. Se guardate il cappuccio è molto più figo. E ho questa papera d'oro, raga, bellissima, meravigliosa, tutta splendente. Quindi però devo già andarmi a cambiare. Quindi ho aggiornato il mio avatar praticamente per nulla, perché devo andarmi a mettere le cose da poliziotto. Vado a cambiarmi. Vabbè, niente, vado a cambiarmi, raga. Devo fare, però posso dire una roba veramente veramente imbarazzanco. Vabbè, mettiamo ovviamente la cosa da poliziotto, la tenuta da poliziotto, che vi sta anche abbastanza bene, se posso dirvi la verità, L'unica roba è lo zaino. Boh, dovrei tenerlo, no ragazzi, lo zaino non voglio toglierlo, cioè veramente non voglio togliere lo zaino, sì. L'ho messo ora ed è bellissimo. Ah, è diventato un poliziotto pure lui. Si è messo il ruolo, ok. Ci sono, perfetto. Io sono pronto, ragazzi, Perfetto, 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 perfetto. Ehi, ehi, ma cos'è quello zaino? Non va bene. No, dai, sì, cos'ha lo zaino che non va? Cosa ha lo zaino che non va? Ma dai, ma l'ho messo ieri. Con due. Non lo voglio togliere, raga, il mio zainetto. Non fa parte della divisa. Sì, ma che palle. Aspetta che lo tolgo, va. Ok, togliamo lo zaino. Togliamo lo zaino e mettiamo un'altra roba. Mettiamo... No, niente no, raga. Qualcosa devo mettere. Mettiamo questo. No, questo è un po' too much. Ok, mettiamo questo. Mettiamo questo. Ok, a posto, a posto, a posto. Direi che ci siamo. Sono pronto adesso, dai. Sono pronto. Molto meglio. Ok, va bene, signor poliziotto. È veramente cattivo con me, comunque, se posso dire la verità. Esattamente, continua a scrivere. Ma anche in faccia mi guarda. Fare la guardia a colui che è carcerato. A colui che è carcerato. Come parla chi? Vabbè, come a quello che è il carcerato. Facciamo la guardia al carcerato. Ok. E questo è il mio compito. Cioè, mi ha fatto togliere lo zaino per fare la guardia al carcerato. A parte che quell'altro dietro ha quittato. Vabbè, non lasciamo stare. Sì, vedi di stare attento. Ok. Ma che cosa ha fatto? Aspetta che devo mettere il verbo avere giusto. Cioè, in realtà sbagliato. Ok. Che sennò mi censura il messaggio, perché Roblox è rotto. Roblox è completamente rotto. Qua arriva altra gente. Cos'è questo? Lo sceriffo. Ma chi sono sti cristiani? Ma quanti poliziotti ci sono in sta città? Tutte forze dell'ordine e un carcerato. Non hanno niente da fare. Ha fatto un po' di rapine. Bella roba. Ok, è arrivata la tizia che scrive in russo. Tipo. Ok, guardi, io ho capito. Forse lui no. Io sì. Non si preoccupi. Non si preoccupi. Ma dico, no? Ma non vedi che stiamo parlando con la lingua degli dèi? Con la pizza language in italiano. Vabbè, ok, raga, andiamo a controllarlo. Che devo dirvi? È questo? Sì, madonna, ma raga, ma che capelli ha? Ma sembra Gesù di Nazareth. Con la differenza che dubito Gesù di Nazareth fosse carcerato, Vabbè, oddio, si è alzato. Cosa vuole questo? No, non devi uscire, Oh, aspetta un attimo, devo prendere il ferro. Un attimo che devo prendere il ferro. Ok, almeno gli facciamo capire come funzionano le cose in questa città. Fammi uscire da qui. Ma non credo, non penso proprio. Ma non credo proprio, fratello. Cioè, non direi. Hai fatto delle rapine. Dai, bro, ti do i soldi pure a te. Ma non esiste, ma non esiste. Ma non esiste. Sono arruolato da 2 minuti. Non puoi già corrompermi. Ho anche seppellito uno al cimitero. Ah, beh, comunque tanti flex, diciamo. Non è una cosa da flexare il fatto che dobbiamo seppellire.
aiuto. Bro, se tu mi aiuti, io aiuto te. Ma poi scusami, ma uno con la barba che ha i capelli tipo lunghissimi può usare, bro? Cioè, non so se sai di cosa parlo. No, non so di cosa parli. No, di questo. Di che parla? Non sto capendo. Ma i soldi. Però scusami, cioè, io raga, un attimo, facciamoci una small talk tra di noi. Io ho tutti i pass di Brookhaven, ok? Cioè, non mi servono i soldi di sto tizio. Perché dovrei... Sarebbe content per il video, però boh. Cioè, non mi serve, zi, non mi serve il tuo danaro. Non ne ho bisogno. Perché mai dovrei usare i suoi soldi? Ha scritto tutto censurato. Cioè, neanche a parlare riesce questo qua. Non ho bisogno dei tuoi soldi. Io so che sei stato carcerato su Liftopia. Se non mi aiuti lo dirò al poliziotto. Io dovevo aspettarmelo. Io dovevo... Non è che dovevo prevenirlo. Dovevo pre-prevenirlo. Questo si guarda i miei video. Ha visto che io feci quel famoso video dove finì in carcere su Liftopia. Sì, ma è vecchissimo quel video. Ma è vecchissimo quel video. Hai anche il video come prova, quindi glielo potrei dire. Io ho capito, ma non si fa così. Sto roleplay sta andando un po' troppo oltre, eh. Accetta ora o mai più. Cosa faccio, raga? A parte il fatto che, boh, raga, non lo so, quel tizio non mi sembra nemmeno tanto intelligente, quindi potrei accettarlo. Cosa devo fare? Cosa devo fare? No, sì, io lo sapevo che andava a finire. Me lo sentivo. Io me lo sentivo. Doveva esserci per forza già quello di prima, mi ha mandato la friend. Boh, sono scioccato. Vediamo che scrive sto pazzo qua. Devi essere il mio aiutante e portarmi via da qui. Dobbiamo, aspetta che gli scrivo, dobbiamo aspettare comunque che il poliziotto se ne vada. Gesù, ragazzi, Gesù, aspetta, devo andarlo a distrarre. Devo distrarlo. Un secondo, allora, dobbiamo distrarre l'altro poliziotto perché sta lì, chi lo smuove da là. Un secondo, mettiamoci qui. Police report, facciamo così. Scriviamo un attimo a lui, scriviamo un attimo all'altro poliziotto. Oh no, agente, vediamo un attimo cosa dice, chi è questo? Cosa? Mi hanno segnalato un crimine nell'isola. Perché a me non è arrivata nessuna segnalazione? Avrà il computer rotto. Aspetta un attimo. Andrei io. Ma devo controllare il carcerato. Ok, dai, alzati, sì, deve crederci. Dai, sì, credici. Vado io. Stai attento. Ok. Che idiota. Ci ho voluto proprio un secondo. No, e se ne va, così bello tranquillo. Ma poi quello fuori, ma guarda quello là fuori. Vabbè, lasciamo stare. Ok, non possiamo passare comunque da lì. Un attimo, aspetta. Via libera. Non possiamo comunque passare da lì. Ci sono le telecamere, aspetta. Ci sono le telecamere. E ora come esco? Aspetta un attimo. Dovrei avere un modo in teoria. Un secondo, fammi entrare. Wait, allora, un secondo. Raga, mi ricordo che c'era un modo per scappare. Forse da qui. Oddio, wait. Forse da qui sopra. Non ne ho idea. Oddio, sì. Boia. Spero che mi abbia visto. Deve salire anche lui qua sopra. Aspetta che glielo scrivo. Ok, no, è salito. Ce la fa, ha capito. Ok, adesso di qua possiamo uscire in teoria. Oh, porca boia. Sta uscendo. Ok. Via, sali. Perfetto, devo portarlo a casa mia. Raga, non so perché sto facendo questa cosa. Non ne ho idea. Ma è l'unica roba che posso fare. A parte il fatto che è tutto contenuto per il video, quindi che mi interessa. Secondo, raga, penso che sarà divertente comunque, dai. Sarà divertente. Devo portarlo immediatamente a casa mia. Poi con la macchina della... Ma chi è sta gente? C'è un'altra macchina qua fuori. Chi è? Un attimo. Deve rimanere in macchina sto tizio, perché veramente, se no qui succede il devasto. Dove è andato quel tizio? Eccolo qua. Via. Fuori da qui. Dov'è l'altro? Aspetta che lo vado a prendere, che quello lì è rimasto in macchina. Che figurati, è stato così tanto tempo in carcere che manco come si apre la portiera della macchina, si ricorda. Scendi. Devo nasconderti. Ok, vabbè, dato che non sono più un poliziotto, direi di fare una roba, raga. Un secondo. Direi di ripristinare l'avatar, perché tanto non sono più il più grande poliziotto della storia. Sono letteralmente un complice di un criminale. Oh mio Dio. Ma chi è sta poliziotta? Ha paura di essere bannata. Aspetta che la dirigo io alla porta, la dirigo io. Si è fatta gli affari suoi, mi sa. Mi sa che si è fatta gli affari suoi, raga. Via. Ok, allora, questo non è più un posto sicuro. Dove lo posso mettere, raga? Dove cavolo lo nascondo ora io a questo? Lo posso nascondere... Non ne ho idea, sì. Non ne ho idea. Via, aspetta. Ce l'ho io in mente, aspetta. Allora, intanto mettiti qua. Devo chiudere le tende. Mettiti qua. Aspetta che glielo dico. Bella casa, posso vederla? No. Siediti. Ok. La casa vuole vedere. È già tanto che ci sei entrato in questa casa. Che vanno tutti, io di solito. Pure la poliziotta ho fatto scappare. Che non ho idea se è collega di quello di prima, raga. Però boh, insomma. Vediamo un attimo il tizio. Ha scritto qualcosa. Boia Faust. Vabbè, è censurato comunque. Quindi non ci siamo persi nulla, diciamo. Va. Non ci siamo persi nulla. Vabbè, gli accendo la televisione, raga. Tua, guarda.
Guarda. Top Most Wanted Live. Guarda, c'è lui. Non fammi preparare qualcosa. Sei pure in TV. Ma quante rapine hai fatto? Sono famoso. Ma questo è tutto. Questo è proprio scemo. È proprio stupido. Sono famoso. No, sei idiota. Ha scritto fammi preparare qualcosa prima. Non me l'ha fatto scrivere. Comunque aspetta un attimo che gli preparo qualcosa a questo. Vabbè, spero non faccia danni, raga. Cosa gli posso dare da mangiare? Cosa mangiano i criminali su Brookhaven? La pizza. Toh, mangiati un pezzo di pizza. Ma non devo mangiarla io. Pigliati la pizza. Grazie, bro. Vabbè, come vuoi. Io pure mi mangio un po' di pizza, dai. Giusto per un minimo ammazzare la tensione. Dato che qua, boh, siamo non alla canna del gas. Peggio, come direbbe Alberto. Vabbè, d'accordo, raga. Quindi cosa dobbiamo fare adesso? Allora, adesso, giusto per avere un'idea di quello che sta succedendo. Sono famoso. Questo è completamente andato, ragazzi. Cioè, ancora su sono famoso. Sei stupido. Non sei famoso. Sei proprio una persona che, non lo so, hai la metà della metà della metà di quello che dovrebbe avere una persona normale di cervello. La prossima volta ti seppellisco le persone. Ah, vabbè, comunque è una cosa normalissima. Cose che si fanno. Oddio, c'è un poliziotto lì. Oddio. Arrivo, aspetta un attimo. No, devo un attimo nascondere sto tizio. Sì, il poliziotto. C'è la polizia. Cretino, ora ti nascondi. Seguimi. Oh no, si sta spaccando la porta quello. Ma perché poi così tanta fretta? Oh mio Dio. Passa di là, meno male. E sali qua sopra. E dove cavolo? Bella domanda. No, dall'altra parte. Dovrebbe esserci un bagno. Dovrebbe esserci il bagno di qua. Ok. Aspetta. Siediti dentro al lavandino. A posto, non dovrebbe vedersi. Devo andare sotto. Devo aprire il poliziotto, che sennò questi quasi insospettiscono. Angelo! Non è vero. Sono io, sì. Sono proprio io. Nuccio. Sono allora, io, sì. Entra. Allora, io. Un attimo. Adesso parlo io, come diceva Ciccio Gamer ai tempi. Allora, io già sto avendo una giornata non difficile di più. Mi hanno arruolato la polizia e me ne sono andato via perché non avevo voglia di... Cos'è quel foglio? Lo vedi questo foglio? È un mandato di perquisizione. Per caso ti è familiare? Sai perché potrei essere qua? No. Benissimo, te lo spiego io. Certo, spiego. Sono stato avvisato dal mio collega che hai avuto una chiacchierata in merito a un detenuto. Sì, allora, te la spiego un attimo, te la contestualizzo. Non entrare qua, sta di sopra. Ok. Allora, praticamente mi aveva chiesto di dare un'occhiata a un detenuto, ok? Praticamente questo sì, è carcerato. Questo è quello che so. E niente, però a un certo punto me ne sono andato perché, boh, non avevo voglia, perché stavo giocando e, boh, me ne sono andato, cioè. Sì, però è un detenuto molto pericoloso che deve stare in galera, Angelo. E io... Io l'ho lasciato. Io però ho un mandato di perquisizione perché devo controllare casa tua, dato che sei stata l'ultima persona vista con quella persona. Cioè, nessun altro ci è andato dopo di me? No, sei l'ultima persona con cui è stato avvistato. Beh, e a me dispiace dirtelo, ma... Devo tirare fuori l'arma, Angelo. No, ma non c'è bisogno, puoi girare per casa, non siamo amici, lo sai, cioè, ok, quindi io faccio devo controllare. Certo che sì. Ok. Certo che sì. Controllo tutte le zone della casa, dalla cucina al soggiorno, al bagno, alle stanze da letto. Certo. Okay. Non ci va bene, prenditi pure il tuo tempo, controlla. Ragazzi, non credo mi senta da qui. Devo portare immediatamente fuori la macchina della polizia, perché c'è una macchina della polizia nel garage. Dove la nascondo? Dove la vado a nascondere, sì. C'è una macchina della polizia. E la mettiamo, non lo so, qua sotto. Devo tornare immediatamente a casa perché se vede che me ne sono scappato, quello lì impazzisce. Gli pigliano le crisi, che quello siciliano come me, eh. Quello digela come me, ragazzi. Non è che stiamo facendo cose poco serie. Qua non stiamo scherzando, ragazzi. Non stiamo scherzando. Ok, raga, siamo tornati. Spero non sia insospettito. Ok, allora un secondo, dove cavolo? Nuccio? Ehi. Ah, eccoti qua. Qua sono, sì, nero nella stanza da letto, sì. Come sta procedendo? Allora, mi sembra abbastanza tutto in ordine. Ah, ti posso dire non una so roba. Se sei sta... Dimmi. Se vuoi una mano, allora io praticamente poco fa avevo visto una poliziotta femmina. Tra l'altro me la sono trovata in casa senza motivo, però lei non aveva il mandato di perquisizione. Ma sicuro che era una poliziotta? Era una poliziotta femmina. Il carcerato era maschio. Okay. La poliziotta era femmina. E stava tipo. L'ho beccata esattamente qui. E solo che, boh, a un certo punto è scappata da casa mia. E è uscita perché aveva paura che la bannasse, probabilmente. Ha avuto un comportamento strano. Angelo, ma tu lo sai che. Nella stazione di polizia di Brookhaven non ci lavorano donne? Ma c'era una poliziotta femmina? No, te lo giuro. Cioè. Siamo tutti uomini, Angelo. Te lo giuro, l'ho vista io. Lo so, ma non è del nostro settore.
Ho capito, sarà stata una che si è travestita da... da poliziotta. Io ti sto dicendo quello che ho visto. E se fosse complice? Del, dici del detenuto? Certo. Potrebbe essere, però comunque non ci ho avuto interazioni. Ce l'ho vista ed è uscita subito perché aveva paura probabilmente che la bannassi. Ed è scappata. Dimmi dove è andata. Principale. Non lo so. Dimmi dove è andata. È scappata dalla porta principale ed è uscita. Non lo so se è ancora in giro, potrebbe anche aver quittato. Posso provare a dare un'occhiata? Devo dare un'occhiata. Va perché bene. Quel detenuto va... va messo di nuovo in carcere. Va bene, dai un'occhiata, però non credo ci sia nessuno qui. Cioè, va bene, darò un'occhiata. Ci sia nessuno qui. Darò un'occhiata per tutta Brookhaven e in caso ti farò sapere. Va bene. Fammi sapere. Okay, serve una aprimi mano. La porta. Decidono, aspetta che apri la porta, scusami. Ok, ciao, faccio un giro e ti tengo aggiornato, buon lavoro. Buon lavoro, Nuccio. Grazie a te. Ragazzi, io non so. A parte che Nuccio, cosa cavolo? Allora, potrebbe essere uno dei video più strani. Andiamo a prendere quell'idiota. Dove cavolo è quel pazzo? Da quella parte era. Puoi uscire, eccolo qua, nella doccia. Che nascondiglio è? Adesso facciamo. Chi cavolo è? Aspetta un attimo, chi cavolo è? Ma chi è? Salve. Ma chi è sto tizio? Chi cosa? Mister Monopoli? Hi, scrivi in inglese. Ma che è sto video? Hi, ma non ho capito. Beh, che vuole? What is it? Cosa vuole? Ma poi tutti quei soldi addosso è tipo il Mister Monopoli, è quello del Monopoli, zio, uguale. Go make rich party. Not now, my dear. I'm having some problems here. Che comunque è la verità perché sto avendo dei problemi. Ok. E bene. Vai, se n'è andato. Ok, è stata la cosa più strana che ho avuto. Cioè, le persone che mi invitano in rich party, ma glielo diciamo a questo che se no impazzisce e si fa rapinare di nuovo. Adesso tu mi segui immediatamente. Adesso voglio rivedermi in TV. Aspetta, voglio rivedermi. Fammi spegnere la TV. Andiamocene via. Via, scendi la TV. È arrivato il poliziotto a perquisirmi casa. Nuccio, tra l'altro, Nuccio. Iscrivetevi al suo canale. Cioè, non so se vi rendete conto. E questo vuole rivedersi. È proprio tutto andato questo qua, ragazzi. Questo è tutto cucinato. Vabbè, comunque, ma il garage si sta chiudendo o... non lo so, amo a fare tasi di cristiane. Ok, non si sta chiudendo, perfetto. Raga, devo accompagnare sto tizio lontano da qui. Immediatamente, lontano da qui. Casa mia deve essere libera, zio, non voglio tracce. Io non voglio tracce. Allora, aspetta un attimo. Oddio. Macchine della polizia che mi spawnano davanti, zio. Macchine della polizia che mi spawnano. Fantastico, fantastico. Mamma mia. Fammi spawnare subito una barca. Subito, anzi, non subito, prima. Motoscafo, vabbè, sali. Subito, ma sale. Ok, basta, me ne sto andando. Cioè, ragazzi, io non so se ci rendiamo conto del video a parte il video che mi sta uscendo oggi, che è tipo incredibilmente epico. Io lo lascio qua nell'isola, sto tizio, raga. Io lo lascio qua nell'isola, non mi interessa. Qua può rimanere. No, qua. Scendiamo. Scendi, stupido. Ok, perfetto. Raga, dobbiamo rimanere qui noi, eh. Dobbiamo rimanere qui. Vieni da questa parte. Madonna, ti giuro. Se si presenta di nuovo a casa mia, a parte che quitto, perché mi ha rotto le scatole, sinceramente. Cioè, mi hai veramente rotto le scatole. Orgo 2. Oh, Nuccio. Angelo. Ciao, Nuccio. Non ci siamo. Mi ero fidato di te. Però io mi ero fidato. No, aspetta, perché... No. No. Ho diritto a un avvocato. Mi stai inseguendo. Su Brookhaven non hai nessun tipo di diritti. Mi dispiace. Ma poi deve restare lui. Guarda, è lui che sta scappando, non io. Sì, ma tu l'hai coperto e l'hai portato via. E io avevo ragione. E lui lo lascia andare. Angelo, sei in arresto. Ti vai in carcere. Io non sono d'accordo. Poteva arrestare solo te. Potevi nascondermi meglio. Ma scusa. Ma ti pare normale che io sto giocando per i fatti miei? E tu devi rovinare tutto. Nuccio, ti pago se mi fai uscire. No, non puoi corrompermi. Ti darò un'altra. Ti darò un'altra bella notizia. Sono 15 anni quelli che hai da scontare. 15 anni. Ma nel gioco, non nella vita reale. Nel gioco. Meno male, almeno. Vabbè, ragazzi, nella vita. Facciamo che quitto sto video. Ciao, raga, ne vittimo.